Helga Weiss nasce il 10 novembre 1929 a Praga, capitale della Cecoslovacchia. Dopo un'infanzia gioiosa, i tempi precipitano quando le truppe tedesche occupano la vicina Austria e, dopo la conferenza di Monaco del 1938, le regioni di confine della Boemia e della Moravia. Nel marzo del 1939 Hitler occupa anche il resto della Boemia e la città di Praga. La Cecoslovacchia cessa così di esistere. Sei mesi dopo, i nazisti cominciano quella che sarà la Seconda Guerra Mondiale. Parallelamente a quella militare, va avanti la guerra razzista. Anche a Praga cominciano le ordinanze contro gli ebrei. Vietato lavorare negli impieghi statali, vietato frequentare la scuola pubblica, vietato entrare nei bar, nei cinema, nei ristoranti, vietato andare ai parchi e fare il bagno nei luoghi pubblici. Per Helga e i suoi genitori Otto e Irena diventa obbligatorio portare una stella gialla con la scritta Jude, ebreo, cucita sui vestiti. E infine, nel dicembre 1941, quando Helga ha 12 anni, la famiglia viene deportata nel ghetto della Fortezza Grande di Terezin. Cominciano anni di separazione dai genitori, di paura e di fame. Helga resiste dipingendo.